carissimi studenti, con l'ascolto degli inni nazionali americano in onore del presidente internazionale Bob Cole, europei ed italiani e gli scopi dell'aionismo, ha inizio il service etica e responsabilità sociale delle tecnologie comunicative. Il pericolo corre sul web, il fenomeno del cyberbullismo. In piedi, prego. Comprensione, stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo confessionale, incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro e a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serenità morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici ed anche nel comportamento in privato. Presidente, la Presidente.
sede del Lions Club alla città normanna Anna Maria Petrino. Sono altresì presenti le seguenti autorità che vi prego di accomunare in un unico applauso alla fine della mia lettura. Il coordinatore distrettuale dei service, Michele Coscetta. I responsabili dei service per la terza circoscrizione, Raffaele Di Fiore e Paolo Borsacchiello, che vi parla. Il dirigente scolastico Istituto Enrico Mattei, professor Giuseppe Manca. Il giornalista dottor Nicola De Chiara. La presidente Unicef Caserta, dottoressa Emilio Narcisi. La socio psicopedagoga, dottoressa Maria Donati. La segretaria del Laio Club, Maria Pia Napoletano. Allora ragazzi, siete pregati di fare un po' di silenzio, sono stata un'insegnante, ora sono in pensione, quindi so i ragazzi che sono insofferenti, però è un momento importante per voi, quindi vi prego di ascoltare con un po' di attenzione. Prima di iniziare, innanzitutto mi preme dare un saluto e a tutti i presenti, ai docenti che si sono attivati per portare i ragazzi in classe e al preside Giuseppe Manica che ha accettato, quando io ne sono venuta a parlare, con piacere di accogliere questa nostra iniziativa in questa scuola. Ma prima di dare il via ai lavori, mi preme dirvi chi sono i Lions. Voi vedete giustamente una bandiera, vedete noi, direte che cosa stanno a fare i Lions qua. In effetti Lions è un'associazione che è nata nel 1917 in America, a Chicago, grazie alla volontà di un giovane, di un signore, anzi di un uomo di affari, Melvin Jones, il quale pensò di creare questa associazione per dare un aiuto alle persone più bisognose. Quindi nasce come associazione umanitaria. Quest'anno l'associazione compie 100 anni, quindi per noi è una data molto importante, è un centenario. Quindi 100 anni di storia abbiamo dietro le spalle, 100 anni di grandi attività, 100 anni di lustro, 100 anni di cose per cambiare la società, per far sì che tutto migliorasse. Però lentamente l'associazione ha cambiato il suo volto, da associazione umanitaria, infatti si è attivata moltissimo per curare per il problema della vista. Quando nel 1925 una giovane ragazza dell'Ohio, che era una sordo cieca, in effetti pregò i Lions di fare qualcosa per combattere la cecità. Quindi da quel momento i Lions si sono, un attimo solo, è con piacere che abbiamo con noi il dottore Michele De Campo. Prego. Per far sì che i ciechi uscissero dalla notte delle tenebre. Quindi da quel momento i Lions si sono attivati, sono diventati cavalieri della vista, quindi hanno organizzato una scuola per i cani guida, per l'addestramento dei cani guida, quindi vedete sono cose molto importanti. Secondariamente si è fatto la lotta per il morbillo, specie nei paesi sottosviluppati, si attua il trapianto della cornea, per il diabete, quindi tutti i problemi che più o meno riguardano la comunità, i Lions cercano di porre un rimedio e di far sì che la qualità della vita venga migliorata.
però lentamente da un'associazione umanitaria è diventata un'associazione di servizio, perché i bisogni, purtroppo la società cambia, cambiano anche i bisogni, quindi di conseguenza anche i Lions si sono, diciamo, tra virgolette, modernizzati. Quindi è diventata un'associazione di servizio grazie a una legge molto importante, una legge del 2011, quindi una legge giovanissima, che prevede il principio della sussidiarietà orizzontale. Grazie a questo principio c'è che tutte le associazioni o il libero cittadino possono collaborare o sostituirsi alle istituzioni laddove esse sono carenti. Quindi per questo motivo, voi vedete, noi andiamo nelle scuole, ci rivolgiamo ai giovani per far sì che i giovani vengano informati. Vi ho detto che questo è l'anno del centenario, un anno importantissimo per noi, e in quest'anno abbiamo come tematiche quattro aree, di cui una che riguarda la fame, perché ci sono dei paesi sottosviluppati dove ancora si muore di fame, quindi è contro lo spreco alimentare. Quante volte voi, è vero, nelle famiglie ci sono degli alimenti che non vengono toccati, oppure ogni mezzogiorno, ogni sera, quante cose vengono buttate? È uno spreco che non dovrebbe essere fatto, perché se pensiamo che in molti paesi molte persone muoiono di fame. Un altro argomento molto importante è l'ambiente, quindi come proteggere l'ambiente. E in merito a ciò abbiamo aderito a una grande iniziativa che è Operazione San Domenico. Che cosa significa Operazione San Domenico? A Ravenna c'è una chiesa di San Domenico che è fatiscente, carente, sta chiusa. Quindi si è pensato di restaurare questa, non restaurare, di mettere in sicurezza questa chiesa per far sì che venga aperta al pubblico e venga usufruita. Ancora poi possiamo dire che c'è l'altro argomento, sono i giovani, e proprio ai giovani è rivolta tutta la nostra attenzione. Infatti abbiamo organizzato molti service, tra questi una sulle nuove dipendenze come droga e ludopatia, quindi che riguarda molto i giovani, però la ludopatia anche le persone più mature, più adulte. Poi un'altra sulla sicurezza stradale, quindi come i giovani devono fare per evitare incidenti stradali, molte volte mortali, come sentiamo continuamente dai mass media. Poi abbiamo oggi questo service molto importante che riguarda il cyberbullismo, un fenomeno che dilaga sempre di più, che è sempre più presente tra i giovani. Beh, quindi lo sentiamo dai mass media continuamente che sorgono dei problemi. Quindi ci teniamo a informare i ragazzi, perché informando e facendo prevenzione creiamo coscienza e creiamo dei buoni cittadini. Ed è molto attuale il principio del grande filosofo greco Socrate, il quale diceva che solo la conoscenza è un bene, l'ignoranza è un male. Quindi per questo noi vogliamo attuare conoscenza presso i giovani e andiamo nelle scuole. Al dirigente scolastico che ci ospita, è arrivato tra di noi il nostro presidente di zona, Giuseppe Cerro. Prendo adesso la parola al dirigente scolastico che ci ospita, il professor Giuseppe Marco. Piacere, un onore per la scuola ospitare l'associazione dei Lions di Aversa, che devo dire la verità pochi conoscevano, io stesso, e mi fa piacere, vedo che sono impegnati non solo a livello umanitario ma anche nel sociale, e quindi è una cosa che noi come istituzione scolastica auspichiamo sempre. Quindi in un'ottica di apertura della scuola al territorio, abbiamo, appena ci è stato proposto questo convegno, abbiamo subito detto di sì, e tra l'altro mi fa piacere che il convegno verta su una tematica attuale che è quella del cyberbullismo. Oggi sono presenti qui ragazzi soprattutto del biennio di prima e seconda, devo dire che nella nostra scuola fortunatamente non riesce a... è questo è il bello della diretta. Dicevo,
fortunatamente nella nostra scuola non ci sono grossi problemi di bullismo o di cyberbullismo. Noi 10 giorni fa abbiamo fatto un altro importante convegno su questo tema e abbiamo discusso con i ragazzi più grandi di questa cosa. È una, se il problema del bullismo era già di per sé grosso, quello del cyberbullismo è ancora più esteso perché è difficilmente controllabile. Quindi questo chiama tutti quanti noi, in particolare chi fa opera educativa ma anche chi si occupa del sociale come questa pregiatissima associazione, di trovare tutti, diciamo, gli opportuni accorgimenti per evitare che diciamo, fenomeni a volte di derisione che possono anche trovare un momento, diciamo, di ilarità nel gruppo diventino poi diciamo, occasione, momento di tragicità per particolari giovani che sono in un'età adolescenziale. Questo chiama noi scuola e voi come associazione al doppio impegno, perché non è solo, diciamo, chi è vittima di bullismo, e poi forse ci spiegherà meglio la relatrice che abbiamo il piacere di ospitare, tra l'altro la nostra docente interna, la professoressa nonché dottoressa Maria Donatio, perché vedete, molte volte, oltre, diciamo, o quasi sempre, da come dimostrato statisticamente, cioè anche chi compie questi atti di bullismo è un disagiato sociale, ci sono problemi da affrontare per cui magari per mettersi in mostra o perché nel gruppo si è portati a fare determinate cose e qualche altro alunno, qualche altro, diciamo, adolescente viene fatto vittima diciamo, di oggetto di derisione. Per cui state molto attenti voi ragazzi a, diciamo, tenere ben presente la linea di demarcazione di quella che è un semplice scherzo da quello che poi può diventare, diciamo, in maniera reiterata e continuata una situazione che mette in difficoltà psicologica i ragazzi. Noi scuola con il cyberbullismo abbiamo ancora maggiori difficoltà perché nell'atto fisico è facilmente più controllabile, a scuola e si interviene. Molte volte, io le prime volte che ho sentito qualche accenno del genere, dice, beh, se mi hanno, insomma, postato sta cosa, io non sono molto poi, diciamo, avanzato a livello tecnologico, per cui mi veniva pure da ridere di queste prese in giro sui gruppi, diciamo, di social network, come li chiamano, ma di fatto poi la cronaca ci insegna come queste cose poi portano non solo gli adolescenti ma anche le persone adulte a fare dei gesti, diciamo, che arrivano persino alla morte, no? Per cui voglio dire, è un problema da non sottovalutare e da affrontare in modo corretto e dovuto. Mi fa piacere che questo convegno sia, diciamo, magari ci illumino sia la dottoressa, ma anche abbiamo il piacere di ospitare il vicequestore della polizia che magari vi potrà dire subito e come fare eventualmente, visto che parliamo di cyberbullismo, come intervenire eventualmente per eliminare, diciamo, il problema, ma soprattutto invito voi ragazzi a non esitare a comunicare subito ai vostri docenti di classe, in particolare ai collaboratori, anche a me stesso. Voi sapete che la porta è sempre aperta, appena avete avvisato che qualcuno in maniera continuata e reiterata vi stia dando fastidio e questo, diciamo, altera quelle che sono le vostre abitudini quotidiane, perché quando poi uno ha un problema del genere praticamente non vive più bene, che siete ragazzi fragili, che avete bisogno di sicurezza e non di incertezze. Per cui rivolgetevi subito ai vostri genitori, ai docenti, in modo che si possa intervenire in maniera tempestiva per evitare il sorgere di qualsiasi problema che poi potrebbe degenerare. Quindi auguro a questa, diciamo, assise il migliore sviluppo dei lavori. Mi scuserete se durante l'incontro mi allontanerò, ma stamattina colgo anche l'occasione, visto che ci avviciniamo sempre di più, per promozionare l'evento. Aressa fra 5 anni festeggerà il millenario della sua nascita, che dovrebbe ricadere nel 2022. Stamattina c'è un importante incontro per la firma del protocollo d'intesa tra tutte le associazioni, diciamo, che operano sul territorio, in particolare quelle impegnate a livello turistico e tutte le scuole cittadine,
di cui solo due mi sembra non hanno aderite, per diciamo, avvicinarci a questo millenario in una maniera adeguata. Sono previsti 4-5 giorni di incontri e di riflessioni nel mese di maggio, per cui c'è questa firma del protocollo d'intesa. Io chiuderei qua il mio intervento, perché sicuramente meglio di me gli altri relatori vi sapranno guidare in questo percorso, che è anche un percorso di formazione e di vita. Grazie. Vanno dai 13 ai 30 anni e fanno tutte quelle che sono le attività dei Lions e oltre, cioè riescono, costruiscono delle attività che sono anche ludiche, cioè che fanno divertire per veicolare però dei messaggi. Vi faccio un esempio pratico: una delle nostre attività è un torneo di go-kart. Può sembrare strano dire a cosa serve un torneo di go-kart, cosa ci può insegnare, e invece no, perché proprio attraverso quello, cioè andando all'estremo di quello che può essere un gesto come guidare la macchina, si riesce a capire come è importante non farlo e quindi come prevenire quelli che possono essere degli incidenti. Ora, io non ho molto tempo e non voglio rubarvene molto, perché è importante per voi sentire quelli che sono gli esperti che parleranno dopo, per la vostra crescita personale e per quello che vi può succedere nella vita di tutti i giorni. Però ci tengo ad invitarvi ad essere aggiornati sulle nostre attività, perché le nostre attività sono dai giovani per giovani, e quindi siete proprio voi, noi, cioè io ci ho tanti, quindi sono abbastanza vicina come età, che siamo vicini a dover essere in contatto. Quindi vi invito a contattare me, a contattare l'associazione, per essere sempre aggiornati su quelle che sono le nostre attività e perché no anche partecipare ad esse. La prossima, che è vicinissima, quindi ve lo dico, è domenica mattina. Ci trovate a via Roma, dove venderemo delle colombine, il cui ricavato sarà veicolato in un progetto che andrà all'interno delle scuole. Quindi siete diretti interessati, potete passare, chiederci informazioni, parlare con noi e scoprire un po' questo nostro mondo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'amico Michele Coscetta, responsabile dei service del Lions, per avermi voluto immeritatamente apoderare questo incontro, e la presidente, la vostra presidente Anna Maria Petrillo. È davvero un momento importante questo, perché in Italia finalmente, dopo diversi anni in cui il fenomeno è stato sottovalutato, diciamolo con chiarezza, si sta cercando in qualche modo di porre rimedio, tant'è vero che il nostro Parlamento sta discutendo da un po' di tempo, dal 2015 per la precisione, dal maggio del 2015, di una legge dedicata esattamente al cyberbullismo, e questa legge è stata approvata all'unanimità dal Senato. Poi, come le cose praticamente all'italiano, è ritornata alla Camera, la Camera ha cancellato praticamente tutto il testo del Senato, ha riscritto la legge. A questo punto cosa succede? Succede che ritorna di nuovo al Senato, il Senato ricancella quello che ha scritto la Camera e praticamente si rifà la prima versione, ed attualmente la legge sul cyberbullismo è come dire, in attesa della quarta e speriamo definitiva lettura della Camera per la sua approvazione. È un service importante questo, mi rivolgo ai relatori, non dimentichiamoci, scusatemi se lo dico, che i nostri interventi sono rivolti ai ragazzi presenti qui in sala, e quindi cerchiamo di essere chiari, sintetici, per lasciare a questi ragazzi in qualche modo delle tracce importanti per cercare di prevenire un fenomeno che all'apparenza non c'è, non è visibile. Ecco perché il bullismo, in qualche modo il bullismo si è trasferito, va bene, dalle classi, dalle scuole alla rete, perché la rete ha questa sua grande capacità di nascondere le cose,
ma le vessazioni sono molto più pericolose se vengono dalla rete. E difatti c'è un sondaggio, uno degli ultimi, che fatto su un campione di 7.000 studenti praticamente provenienti da scuole superiori di tutta Italia, ha detto una cosa assolutamente verissima, e cioè che il fenomeno più comune è il bullismo. Il 20% infatti si dichiara essere stata vittima almeno una volta di fenomeni del bullismo, ma che contro il 6,5% di vittime di cyberbullismo, ma le conseguenze delle violenze online si dichiarano e si rivelano assai più pericolose delle violenze, diciamo, fisiche e psicologiche legate al bullismo. Appunto tale che i dati dicono che nel cyberbullismo l'11% tende al suicidio contro il 7% dei ragazzi in qualche modo colpiti dal bullismo. Il 40% nelle vittime del cyberbullismo pensa al suicidio, mentre solo il 30% nel bullismo. Quindi un fenomeno assolutamente da tenere sotto controllo, da arginare e soprattutto da prevenire, perché giustamente gli esperti dicono che questo è un fenomeno che praticamente non si può combattere, si può soprattutto prevenire. A dire il vero, il fenomeno del cyberbullismo in qualche modo sta anche uscendo fuori dai limiti di età che erano in qualche modo circoscritti solo all'età scolare, diciamoci la verità. Il caso per esempio di Tiziana Cantone, ecco, morto a 31 anni, è in qualche modo eclatante, ma i suicidi interessano soprattutto la popolazione in età scolare. E qui voglio ricordare il caso per esempio di quella 14enne Carolina che si suicidò nel gennaio del 2013 per un video a sfondo sessuale che la interessava, e nel febbraio del 2014 un'altra 14enne si è gettata dall'ultimo piano di un ex hotel di Cittadella, sempre per un fenomeno legato al cyberbullismo. Faccio i miei complimenti ad Anna Maria, perché questo service secondo me è stato organizzato nel migliore dei modi. Infatti la questione verrà in qualche modo analizzata dai diversi punti di vista. Inizierà la professoressa Donadio, che è in qualche modo, essendo anche docente di questa scuola, ci dirà, e questo servirà credo anche agli altri moderatori, che cosa in questa scuola in particolare sia stato fatto per arginare il fenomeno. Ma l'argomento sarà affrontato anche da altri punti di vista, non in qualche modo secondari. La professoressa per esempio Cecilia Amodio ci parlerà come testimonial dell'UNICEF, ma anche grazie alla sua lunghissima esperienza di dirigente scolastico. Così come per esempio il vicequestore aggiunto della Polizia Postale ci dirà che cosa fanno le forze dell'ordine per aiutare tutto questo. E infine avremo anche l'avvocato Eufrasia Cannovetto, che è esperta in diritto di famiglia e in diritto dei minori, e ci dirà come difenderci. Allora direi di passare immediatamente alle relazioni, iniziando proprio da Maria Donadio, conosciuta nella scuola. Il corso di prevenzione per i ragazzi è quindi una figura di riferimento proprio nella tematica del cyberbullismo per il Mattei di adesso. Grazie. Okay. Buongiorno ragazzi, grazie a tutti i relatori, il dirigente scolastico Giuseppe Matica, che è molto attento alla prevenzione di voi giovani. Infatti questa scuola, come tutte le altre scuole, è un'agenzia primaria di divulgazione del sapere, della conoscenza, ma ha dato molto spazio a tutti noi per operare sulla prevenzione, perché prevenire significa avere un futuro migliore, dei giovani meno ammalati, perché dobbiamo dire che oggi la nostra società è una società ammalata. Quello che è stato fatto è un percorso di prevenzione non solo da me, ma da tutti i docenti, anche quelli che non fanno parte di una situazione di centro di benessere per i giovani, eccetera. Perché abbiamo divulgato dei test psicografici per capire meglio le personalità e cercare di tirare fuori i disagi.
per intervenire come focus all'interno delle classi, per intervenire dove era richiesto, anche attraverso i genitori, a colloqui individuali, con dei risultati, non risultati non è che li dico io, ma ci sono stati. E per quanto riguarda il bullismo, il cyberbullismo, che è un'evoluzione negativa del bullismo, un fenomeno di grande violenza, anche per quello è stato fatto qualcosa. Ultimamente è stato ideato un gioco psicologico che abbiamo chiamato la campana del pregiudizio, perché il pregiudizio è la base di ogni deviazione. E i ragazzi hanno risposto molto bene, hanno tentato di mettere fuori le loro preoccupazioni, i loro disagi, e hanno cercato di comunicare e di relazionarsi. E quello che io dico è importante avere un'educazione emotiva, quello che tutti noi dobbiamo avere. E diciamo che questa, per me, questa scuola significa che ha coscienza. E la coscienza è la chiave di rendere una vita migliore per tutti. E i giovani, bisogna costruire la coscienza per poterli condurli alla responsabilità, alla consapevolezza, alla relazione, alla comprensione del vostro amico che avete a fianco. Quindi io dico che è vero, no? Che il sonno della ragione genera mostri, come diceva un grande Goya, ma penso che ancora di più la coscienza deve essere sveglia, non deve essere sottotono la coscienza morale, perché genera delle tragedie. E le tragedie oggi vengono da un mondo virtuale, non da tutti ancora conosciuto bene. Ed ecco che qui entra in campo l'appello forte dell'etica, l'etica con i suoi valori. Dobbiamo cercare di proporre delle cose nuove, dei principi etici con degli obiettivi che portano l'essere umano a eliminare, a frenare la depersonalizzazione dell'uomo. Un uomo che non ha più riferimenti, in una società talmente razionale, fredda, con una terra arida dove non si può coltivare. E questo non va fatto. Voi siete giovani, dovete avere una terra fertile che produce. Quindi io vi invito ai valori. Ai valori, ma soprattutto alle passioni. Oggi siamo qui per parlare con voi di qualcosa che voi in parte conoscete, il cyberbullismo. Cyberbullismo è un fenomeno forte, violento, invisibile, perché non lascia segni, non lascia segni corporei, ma lascia qualcosa di più forte. Distrugge l'essere umano, l'integrità della persona. Elimina ogni pensiero positivo, ogni relazione. È un veleno tossico, forte, devastante, che dobbiamo combattere. E questi sono i nostri strumenti. Abbiamo questi strumenti, quelli di essere di nuovo per voi delle figure di riferimento. Figure di riferimento in sinergia con le istituzioni, la scuola, le famiglie. Il bullo ama lo strumento internet e quindi giocare col virtuale. Non riescono ad avere un limite della prevaricazione che poi porta alle devianze. E il bullo è lì per 24 ore, per ogni 24 ore, diciamo, il ragazzo vittima subisce questi soprusi, queste sottomissioni, e vive una grande solitudine di malessere, dove non sa parlare, non sa denunciare, ha paura. Invece io dico alle vittime: denunciate, parlatene con i professori, con i familiari, ma bisogna avere anche una formazione, e quindi informiamo questo. Docenti devono essere formati, genitori devono essere formati, devono capire di più i propri ragazzi. Molti ragazzi si lamentano che i genitori l'ascoltano poco perché c'è fretta, viviamo nello stress, nella fretta, nella corsa. Mi dicono spesso: mia madre non si ferma, non mi risponde, ha sempre da fare. È questo che non bisogna fare. Bisogna essere attenti al proprio figlio. Non è solo un momento di distrazione adolescenziale o malessere adolescenziale a volte. Il non parlare, il chiudersi in una stanza, avere soltanto un computer, oppure piangere la notte, svegliarsi improvvisamente, sono dei sintomi forti, psicologici, di disagio, che vanno affrontati. La famiglia deve aprire gli occhi, deve accettare e deve portare il proprio figlio a denunciare.
denunciare, chiedo scusa, e a cercare di risolvere questo problema, perché è un grande problema, ma si può risolvere. Bisogna che voi abbiate fiducia, ragazzi, bisogna che voi parlate, voi volete essere ascoltati, i vostri disagi sono proprio delle urla di grande malinconia, di grande solitudine. E la solitudine la soffre anche il bullo, perché anche il bullo è un disagiato, una persona che vuole esorcizzare le sue paure attraverso la violenza, una violenza che non ha limite, ma che lui non conosce il suo limite, perché non si rende conto, è dietro un vetro, è dietro un virtuale, non è con voi faccia a faccia, quindi non vede il vostro malessere, ok? Se il bullo che una volta lasciava il segno, questo è un segno che difficilmente a volte si riesce a cancellare. E quindi che cosa succede nella vittima? Solitudine, pensieri negativi, ansia, incomincia a non avere più stima di sé, quando non c'è più stima di sé si cade in una forza depressione, non si è niente. E non essere niente è la cosa peggiore nella vita, bisogna essere sempre qualcuno nella sua umiltà. Quindi questa solitudine io l'ho chiamata il deserto nell'anima, perché per me è un deserto, noi viviamo in un deserto di comunicazione, di relazione, dobbiamo di nuovo andare verso la convivenza civile, verso le relazioni positive. Questo deserto nell'anima mi fa ricordare Umberto Galimberti, è un filosofo, un sociologo vivente, che ci indica e ci istruisce. Dice appunto che voi giovani siete diventati dei giovani senza emozioni, degli analfabeti emozionali. Dobbiamo alfabetizzarvi, dobbiamo cercare di farvi capire che cos'è l'emotività. Egli dice che si aggira tra di voi un ospite inquietante, il nulla. E molti giovani mi dicono a volte, mi scoccio, non ho niente da fare, questo è l'ospite inquietante. E quello bisogna combattere. Bisogna avere le passioni, ragazzi, gli hobby, le passioni, i valori. Quello che ci diceva Aristotele, no? Il grande filosofo, il centro della vita sta nelle passioni. E forse non so se avete letto la storia di Ulisse, no? Ulisse è un grande mito, un grande eroe, no? Dopo aver fatto tanti percorsi, che è un viaggio, è il viaggio della nostra vita, no? Le cadute, le rialzate, bisogna avere sempre fiducia nel rialzarsi. E Ulisse arriva ad Itaca, nella sua patria. Perché arriva ad Itaca? Pur avendo della solitudine, dei momenti difficili. Perché lui ha dei valori, ha il valore della famiglia, la famiglia unita, ha il valore della patria, delle passioni. Quindi ragazzi, vi invito ad avere passioni. E noi in scuola siamo sempre pronti ad aiutare, anche se molto difficile, perché la comunicazione è diversa, c'è una comunicazione multimediale che molti di noi dobbiamo ancora formarci tecnologicamente per avvicinarvi a voi giovani, così le famiglie, bisogna conoscere la nuova tecnologia, dobbiamo cercare di proteggere i dati dei nostri figli, dei nostri alunni, dobbiamo conoscere, come voi dovete conoscere che cos'è il cyberbullismo, perché divertirsi offendendo l'altro, forse sei tu, forse c'è qualcosa che non va, bisogna che parli anche tu, bullo, questo bisogna fare ragazzi, cercare di parlare. Io dico a noi docenti, a noi educatori, di cercare di proporre quella disciplina che noi usiamo tutti i giorni, che è l'educazione emotiva, riportare e recuperare la sensibilità, dare valore a ognuno di voi, perché voi siete una miniera, cioè voi siete la nostra energia, quindi nessuno è meno dell'altro, ognuno ha qualcosa da dare, siamo talmente diversi ma talmente tanto che veramente è un creato straordinario. Abbiate sempre la coscienza e la consapevolezza di quello che fate, quindi educhiamo i giovani alla consapevolezza, al prendere coscienza, sono giovani, loro vivono nella incoscienza per dovuta anche a un aspetto fisiologico, non solo psicologico, vanno guidati e noi siamo le vostre figure di riferimento, noi, i vostri genitori, qualsiasi persona vi possa aiutare. Ecco, voglio...
liberi fra poco. Termino proprio dicendo questo: noi veniamo da una cultura meravigliosa, la cultura greca, no? E i greci ci hanno insegnato che il centro dell'esistenza, della vita, è l'arte del vivere. Significa arte, significa saper fare, non fare come nel virtuale. Viviamo nella realtà, ragazzi, che è molto più bella. Grazie. Grazie a questo appassionato e vedo benissimo intervento. Mi è piaciuta questa espressione, deserto dell'anima, per sottolineare che cosa? La mancanza di comunicazione che c'è, come dice sempre e spesso la professoressa Cecilia Amodino, tra genitori e figli. I ragazzi, per essere aiutati, si devono sentire protagonisti. E la missione dell'UNICEF è proprio questa, andare incontro ai ragazzi per farli sentire protagonisti. Ecco allora che ci è sembrato utilissimo in questa mattinata riportare anche l'esperienza di Cecilia Modia, soprattutto come testimonial dell'UNICEF. Dica senso. Prego. Posso anche parlare? Sì, grazie. Intanto il tavolo l'ho già salutato, quando sono arrivata saluto voi, molti di voi magari o qualcuno di voi sarà passato anche attraverso la mia ex scuola, perché io da un anno e mezzo sono fuori ruolo, è un modo elegante per dire che sono in pensione, ecco. Ed è ancora questo motivo per il quale si è dilatato il tempo che io così dedico a questo fondo delle Nazioni Unite che è l'UNICEF, presente sempre in ogni parte del mondo laddove c'è un problema che tocca un bambino, un ragazzo, un adolescente, perché sotto l'egida dell'UNICEF ci sono bambini che vanno da 0 a 18 anni. E ancora di più ci sono le mamme, perché il diritto alla salute dei bambini, per esempio, si tutela attraverso la salute delle mamme. E perché qui? Perché per esempio l'UNICEF è partner ideale del Ministero della Pubblica Istruzione proprio per il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Uno dei passi delle linee di indicazioni del Ministero per combattere il cyberbullismo fa proprio riferimento al progetto UNICEF, la costruzione di città. Ragazzi, attenzione per favore. Io vi rubo solo due minuti. La mia prima sottolineatura riguarda il titolo che si è dato a questo convegno, perché è bellissimo. L'etica delle telecomunicazioni, il pericolo corre sul web. La professoressa brillantemente ha chiarito il senso dell'etica. Non abbiamo bisogno di fare grandi discorsi filosofici. L'etica è riflessione sul comportamento ed espressione di giudizi di valore sul comportamento. Questo significa che se noi non ci rendiamo conto che qualsiasi nostra azione, anche la più banale, può riverberare sugli altri degli esiti positivi o negativi, noi non saremo mai sulla strada della costruzione di personalità complete e votate, che camminano verso la propria affermazione, che poi è la felicità sociale a cui ognuno di noi aspira. Quindi etica come riflessione sul comportamento, e qui siete voi che venite ad essere protagonisti, perché è innegabile che il network vi offre delle grandissime opportunità, è il futuro, siete voi, perché voi siete oggi il presente ma siete anche il futuro. È innegabile anche che corrono seri pericoli su questa strada che è impalpabile, come diceva la professoressa. Il problema dove sta? Sta nel fatto che quando avvengono episodi di bullismo o di cyberbullismo non c'è il riconoscimento di chi ho di fronte, la negazione del valore della persona. E allora, se noi ci convinciamo che siamo portatori
portatori di diritti inviolabili. Oltretutto avete un'età ancora, ecco, siete sotto copertura della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Se ci sono istituzioni che tutelano i vostri diritti, è impensabile che voi, che siete i depositari di questi diritti, non li riconosciate agli altri. Il problema è che se non ci si mette nell'ottica di un'espressione che può essere anche banale, io non vinco e tu non perdi, no? Sarebbe uno uno, vada al centro, cioè siamo pari. Noi non possiamo uscircene da questa situazione che è di grandissimo pericolo. Voglio sottolineare che il pericolo maggiore che si annida sul web è che voi non sapete nemmeno chi avete di fronte. Si ruba l'identità, si ruba il profilo, lo si duplica, si è presenti con un altro nome. Pensate che cosa significa spersonalizzarsi. Io che non uso nemmeno più la mia identità, vuol dire che ho dei problemi seri, ma ancora di più creo problemi seri a chi non sa nemmeno da dove gli arriva questo attacco, da dove arriva questo disconoscimento di lui o di lei come persona che vale. E allora è vero che ad essere chiamate in causa è la famiglia e la scuola, perché il problema si pone sempre in termini di educazione. Chi è che vi insegna e quando vi insegnano ciò che è bene e ciò che è male? I genitori a casa. Quanti di voi da piccolini si sono avvicinati alla pentola, no? Dell'acqua sul fuoco, e mamma ha detto no, ti bruci, no? Non si fa. Esempio concreto per dire quante volte i genitori vi hanno detto non si fa. Il problema è un altro, è che molto spesso noi ci dimentichiamo dei non si fa, magari non ce li dicono nemmeno, ma quando ce ne possiamo dimenticare? Quando anche noi attraversiamo momenti di fragilità. Io vorrei che fosse per voi chiaro un passaggio. Noi sappiamo che voi siete fragili in quest'età, sappiamo che è un'età difficile nella quale voi non siete più il bambino, il ragazzino di ieri, ma non siete nemmeno ancora l'uomo o la donna di domani. È una via di mezzo, è un'indeterminatezza che per un verso vi dà anche un senso di onnipotenza, perché ritrovate in voi delle energie, delle capacità e pensate di poter fare tutto. Ma non è così, perché non siete ancora arrivati ad essere qualcuno come adulto. Siete qualcuno come ragazzi, come adolescenti. E se accettate questo, dovete accettare anche di farvi aiutare. Perché nel vostro cammino verso l'altra sponda, che è quella della maturità, la vostra barca, la barca della vostra vita, ha bisogno di un nocchiero, ecco, Ulisse, no? Che ha bisogno di uno che tenga il timone ben fermo per dire guarda, incontreremo anche dei borghi, incontreremo anche delle difficoltà, la navigazione non è semplice, ma non ti preoccupare, ci sono io, so io aiutarti, so io tenere la barca in riga, il timone saldo, perché tu possa arrivare alla sponda della maturità con la consapevolezza che si addice a un uomo o a una donna di questo secolo. È impensabile che voi non utilizziate i mezzi di comunicazione moderni, il network, i social network. Il problema è che vi dovete rendere conto che voi avete una vita che è un poco più complicata della mia, ad esempio, di quella che io avevo alla vostra età. Voi avete una vita on e offline. È così. Siete diversi o no? Se siete connessi o sconnessi, quando siete on e off. Io vi auguro di trovare l'equilibrio, perché in questo on e off la vostra comunicazione, sia virtuale che normale, ecco, una comunicazione nella relazione, sia sempre ricca e creativa.
e sia una comunicazione responsabile e corresponsabile, cioè che ciascuno di voi possa finalmente, se si trova in un giro particolare, non mettere il like quando il compagno o uno sconosciuto offende un altro, perché poi, ecco, tra le ricerche e tra le indagini che si fanno emerge pure che magari noi condividiamo, esprimiamo piacere per situazioni offensive di persone che manco conosciamo, giusto per il gusto di trasgredire, perché tanto nessuno ci conosce, specialmente poi se abbiamo un profilo anche, diciamo, dove non compare la nostra immagine. Io vi auguro di arrivare a questa maturità per cui anche il like diventa un impegno da dare solo nelle circostanze in cui veramente una testimonianza è necessaria. Chiudo dicendo che l'UNICEF è sempre disponibile per qualsiasi progetto che abbia come fondamento la costruzione di percorsi didattici che mirano a costruire percorsi volti alla consapevolezza del sé e alla formazione, alla costituzione di una scuola accogliente, perché solo la scuola che accoglie come questa è una scuola che può eliminare il fenomeno della marginalità, perché la marginalità non è un fatto solo fisico, stare fuori, stare oltre, la marginalità sta dentro di noi quando non ci sentiamo stimati e quando la nostra autostima, come diceva la professoressa, ci arriva sotto i tacchi. Quando non abbiamo autostima, quando non sappiamo di conoscere in noi quelli che sono le nostre possibilità, quello che la vita ci ha dato, perché ciascuno di voi è una scommessa per il futuro, ecco lì la scuola è il vostro punto di riferimento. Io vi lascio solo con uno slogan che troverete sul sito dell'UNICEF: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E questo non lo dico io, ma lo dice la Gandhi. Buon lavoro. Il problema si pone sempre in termini di educazione. Se accettate il pericolo, dovete accettare anche di farvi aiutare. I nonni e i nostri, mi auguro che la vostra sia sempre una comunicazione responsabile e corresponsabile. Quindi c'è tutto l'intervento di Cecilia Modio in queste tre frasi che mettono a fuoco in sostanza i tre problemi: rapporto, famiglia, figli, il pericolo che incombe sui ragazzi e quindi la loro volontà di farsi aiutare, e il problema in qualche modo sempre dietro l'angolo e costante, che la comunicazione in qualche modo virtuale, come dire, infetti tra virgolette anche la comunicazione di tutti i giorni. Ora passiamo ad un altro angolo, no, del problema. I dati della polizia postale nel 2016 dicono questo: 88 casi di minacce segnalate, ingiurie e molestie, 70 casi di furti di identità digitale sui social network, 42 diffamazioni online, 27 casi di diffusione di materiale pedopornografico, 8 casi di stalking. Ecco, la nostra fortuna stamattina è di parlare di queste cose con il dottor Michele De Capola, vice questore aggiunto della Polizia Postale, che si occupa proprio di questo e che, si può dire, quasi quotidianamente entra nelle scuole per dire ai ragazzi attenzione.